Il duca e la duchessa del Sussex hanno rilasciato un trailer della loro prossima docu-serie Netflix, che uscirà sugli schermi l'8 dicembre. Il trailer ufficiale di Netflix per la tanto attesa serie del principe Harry e Meghan è stato rilasciato nel bel mezzo dell'ultima controversia reale che coinvolge accuse di razzismo. Un membro anziano dello staff reale, Lady Susan Assi, si è dimesso dopo che il boss di beneficenza britannico Ngozi Fulani ha accusato Lady SH di fare commenti razzisti durante un ricevimento a Buckingham Palace. Alla luce delle accuse, il duca e la duchessa del Sussex hanno accresciuto il dramma con la promozione della loro serie Netflix che è emersa pochi giorni dopo che l'incidente è diventato pubblico. Il giornalista Fu Egan ha detto a Talk TV, hanno decisamente intensificato il dramma. C'erano scene molto emozionanti alla fine con Harry che gettava la testa all'indietro e Meghan che piangeva. Abbiamo avuto anche quella scena in cui era un po' curva sulla sedia, mi chiedo cosa stesse guardando sul suo telefono. Ha aggiunto, è un trailer molto modificato. Ha sicuramente tirato fuori l'entusiasmo. Non appena l'ho visto, ho dovuto guardarlo altre 5 volte. Punto punto. Speculando sui contenuti della prossima serie, la signora Egan ha dichiarato, avremo sicuramente qualche commento sulla stampa e sulla famiglia reale. Quello scatto con tutti quegli obiettivi da fotografo, i giornali che escono. Poi, forse alcune cose su di loro che crescono. Hai avuto Harry e Meghan nel corso degli anni e poi si sono trasformati nei loro se cresciuti. Il trailer includeva una serie di fotografie, alcune raffiguranti momenti gioiosi nella relazione di coppia, mentre altre evidenziavano impegni reali passati e il senso di un bagliore mediatico sempre presente, mentre la maggior parte del trailer fungeva effettivamente da presentazione di fotografie, c'erano alcuni estratti di interviste.